L'Associazione Cuochi di Torino e Provincia è in prima linea a sostegno della solidarietà. A Palazzo Lascaris è stata infatti presentata l'iniziativa a favore di Amatrice, comune duramente devastato dal recente terremoto. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in occasione della 12ª edizione della Festa Nazionale dei Cuochi e delle Cuoche, in piazza Vittorio Veneto a Torino sono stati allestiti stand gastronomici, che hanno offerto gustosi piatti il cui ricavato è stato devoluto per la ricostruzione dell'istituto alberghiero di Amatrice. Lamberto Guerrer, la solidarietà per le popolazioni terremotate passa anche attraverso l'impegno dei cuochi piemontesi. Sì, noi da cuochi, io rappresento l'associazione più vecchia in Italia, nasciamo nel 1722. Quando abbiamo saputo di questo disastro, siamo fatti carico di capire cosa potevamo fare. Appena saputo che la scuola alberghiera di Amatrice non è più agibile, siamo messi in contatto con il sindaco, con il preside, lui verrà qui ospite da noi in questi giorni e tutto ricavato di quello che stiamo facendo verrà dato in mano al sindaco e al preside per mettere a posto la scuola. Se non ce la facciamo con i nostri soldi, almeno per comprare le attrezzature che sono andate distrutte in modo che i ragazzi possano ritornare a scuola e fare pratica.